Allora, io direi che siamo arrivati al clou della presentazione, cioè le 10 cose che non, in realtà non è che non sai, ma che non ti hanno detto, perché tu potevi anche informarti, eccetera, però queste 10 cose che noi abbiamo trovato non vengono mai dette, cioè vengono dette per scontato. In realtà vengono date per scontate qua in Italia, perché fuori c'è molta attenzione su questi temi. Allora, organizzare un webinar è la cosa più semplice possibile. Se voi andate all'interno di alcuni ambienti che distribuiscono piattaforme, diciamo quelle più semplici da raggiungere sono Hangout, basta avere un profilo di YouTube, scusate, di Google YouTube, la stessa cosa. WizzQ, anche quello è gratuito. AnyMeeting, che forse non funziona più, ma anche quello è gratuito. Cioè, vai, lo apri e parti, accendi la webcam, accendi il microfono e cominci a parlare. Di che parli? Di quello che vuoi, con chi vuoi, chi sta ascoltando. Direi che è proprio semplice, Luca, non capisco perché stiamo facendo questo corso, visto che è così semplice farlo. Perché è semplice al livello che ovviamente si conosce, cioè a quello a cui si riesce ad accedere. Cioè, i nostri webinar di oggi non hanno nulla a che fare con i webinar che facevamo 3, 4, 5 anni fa. Non hanno nulla a che fare perché abbiamo imparato tantissimo, abbiamo studiato, abbiamo sperimentato, abbiamo fatto un sacco di cose. Quindi è vero quello che dici. Mi ricordo che non avevi neanche la barba ai tempi. Io invece sì, c'avevo il pizzo ai tempi. E quindi pensa quante cose sono cambiate. Però è vero, cioè, tutto ciò che fa, è facile aprire un blog, è difficile portarci le persone a leggere e fare delle cose. È facile aprire un webinar, è difficile ovviamente condurlo sotto tutti gli aspetti, prima di tutto quello tecnologico e poi ovviamente il resto. Allora faccio io l'avvocato del diavolo e dico che il secondo punto è che organizzare un webinar è difficile. È difficile, molto difficile, è terribile. Questa signora ad esempio è presa dal dramma, meno male che è scomparsa al volo per non scioccare nessuno. Allora, è difficile perché ci sono tante cose in gioco, cioè le variabili in questione sono veramente veramente tante. Allora, prima di tutto, i contenuti da erogare vanno strutturati in un certo modo, cioè non si buttano lì, non si lanciano e via, ciao ciao. I contenuti per un webinar devono essere strutturati in un seguendo determinate prassi, stando attenti a determinati dettagli. Le slide, ad esempio, poi ne parleremo, non sono normali, hanno delle caratteristiche particolari. L'aspetto tecnologico, tuttora capita a noi ogni tanto di commettere qualche errore tecnico nella configurazione, eccetera. Chiaramente una delle prime armi, non si mette a fare un webinar con la piattaforma più complicata della Terra, probabilmente userà qualcosa di semplice, ma anche qualcosa di semplice spesso, tipo Hangout, che però, se mi è concesso dirlo, è semplice fino a un certo punto. Ecco. Ok, così potrebbe averlo. Giusto, perché usa anche dei termini strani. Allora, la tecnologia quindi è un aspetto importante, ma non solo, cioè noi interagiamo continuamente con voi e lo facciamo perché sappiamo come è difficile anche seguire un webinar. Vi faccio un esempio. Guardate in alto, c'è un omino con una mano alzata, ok? Non sono io, più in alto, un omino piccolo. A fianco c'è una freccettina. Se voi cliccate sulla freccettina, vedete una serie di cose. Quindi c'è l'applauso, d'accordo, non d'accordo, eccetera. Ok, utilizzando solo le prime due icone, d'accordo e non d'accordo, usiamo il punto verde o il punto rosso. Allora, state riuscendo a seguire tutto? Riuscite a capire, dobbiamo andare più veloci, qualsiasi cosa? Usate quel pulsantino lì, fatecelo capire. Il verde va tutto liscio, il rosso, insomma, non sto seguendo. Ora, così vedete anche chi è distratto. Ah, faccio un esempio, Nora, Maurizio, perché non segnate il pulsantino verde? Marco, chi? Carlo non ha cliccato. Anna Scola, Annelise, anche l'associazione, guardali distratti,
Questi sono quelli che stavano guardando dietro e parlando col proprio compagno, li stiamo beccando tutti, guardate Gustavo. Gustavo stava, si è addormentato ad esempio. Gustavo, anche Chris, beh Chris ho visto che sta litigando col proprio computer. Marco, dai su forza, cliccate sul pulsantino dove c'è l'omino con la mano alzata, triangolino, e fate vedere che siete svegli mettendo un'icona qualsiasi. No Daniele, Daniele, la dovresti abbassare un po' la finestra, trascinala verso il basso perché non siamo sopra il pulsante, ti assicuro. Non potremmo esserci, quello fa parte di un altro contesto funzionale. Eccoli qua. Eccoli adesso qua, guardali, guarda che si sono risvegliati, eh. Sono tornati qua. Ora, adesso cancella tutto, vai tranquillo, dai, nascondi i colpevoli. Allora, noi ci stiamo Vai, cosa? Volevo rispondere. Viene tutto tracciato, sì, perché siamo in un ambiente che ha necessità di tenere traccia di tutto questo, certo. No pulsante, ai. Allora, adesso noi ci giochiamo tantissimo, perché per noi il webinar è un gioco. Noi trasmettiamo contenuti complicatissimi, facciamo webinar di statistica, di psicometria, di gestione di siti, facciamo anche delle cose molto complicate, però ci giochiamo perché sappiamo quanto è complicato seguire una comunicazione mediata dal computer, come si diceva ovviamente una volta. E quindi insomma, organizzare un webinar secondo me è bello complicato. Fabio, facciamo due esempi, che ne dici? Primo esempio, dai, vallo tu perché questo è abbastanza complicato. Allora ci sono tre, a me piace tutti Carlo perché a volte lui non sa qual è la slide perché le carichiamo all'ultimo minuto, quindi magari cambiamo tutto l'ordine eccetera, e uno non sa che cosa ha messo quell'altro. Riesco anche a trovare senza guardarla a parlarne. Allora, dunque noi abbiamo tre componenti nel webinar, i classici tre componenti della comunicazione digitale e non solo ovviamente, che sono processo, contenuto e relazione. Allora, se voi guardate, tutti quelli attorno sono i ruoli che io e Fabio in questo momento stiamo coprendo. Prima, non mi ricordo se Stefano, associazione, qualcuno ha fatto la battuta, ma scusate, ma c'avete qualcuno che si occupa dei social media? Io gli ho risposto sì, Luca Manin, e poi ho risposto anche su Facebook, perché quando uno di noi due sta spiegando, ma adesso siamo noi due, magari a volte siamo in tre, quattro, ci sono i tutor che fanno delle cose, cioè c'è veramente un gruppo, no? Adesso stasera ci bastavamo, tra virgolette, noi due, però pensate che in questo momento noi due stiamo gestendo tutti questi ruoli, che vanno dal project manager, che è stata la gestione di tutta la comunicazione, di tutto il processo. Chi ha progettato sempre, vabbè, siamo stati sempre noi che abbiamo progettato questo percorso di webinar, abbiamo uno staff tecnico, abbiamo dei tutor che ci seguono quando abbiamo bisogno appunto di avere le mani libere in qualche modo. Stiamo conducendo, stiamo insegnando, cioè vi stiamo spiegando le varie cose, abbiamo definito noi i materiali, i testi, eccetera, stiamo comunicando, moderando la chat, insomma stiamo facendo veramente moltissime cose. Ora, vi sembra questa una situazione di quelle semplici? No, è una situazione che richiede ovviamente un minimo di preparazione, nel senso che noi molto spesso riusciamo a fare queste cose perché facciamo webinar tutti i giorni, tutto il giorno, e quindi queste cose ci vengono molto facili, però non è facile. Quindi, vai. Questa mappa manca in realtà un pezzo, che è l'imprevisto, perché lavorando in diretta qualsiasi cosa che può accadere devi gestirla, no, non puoi dire vabbè domani vedo di risolverla chiamando il tecnico. Ah certo. Qualche imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ad esempio io adesso ho dovuto mandare un messaggio chiedendo un bicchiere d'acqua perché non me l'ero preparato, questo è un imprevisto che ovviamente affronterò qui in diretta. Allora, il secondo punto invece riguarda tutte le cose che si possono fare. Sì, e questo cioè riguarda anche la tipologia di piattaforma, perché chiaramente qua dentro Adobe Connect ci sono quelli che loro chiamano contenitori, che poi non sono altro che degli oggetti. Quindi c'è l'oggetto chat, l'oggetto per condividere le slide o anche per fare una lavagna condivisa.
l'oggetto, la condivisione del desktop, perché se ho necessità di far vedere qualcosa che gira sul mio computer, tipo un software o quant'altro, la webcam chiaramente, la maglia condivisa, perché se devo lavorare in un ambiente di brainstorming, per esempio, domanda e risposta l'abbiamo fatto prima, i link, le note, i sondaggi. No, scusate, prima abbiamo fatto i sondaggi, domanda e risposta è un altro, domanda e risposta è molto interessante perché è un oggettino che consente di far scrivere le domande e poi di assegnare le domande ad un relatore che vedrà soltanto quelle sue domande. Anche qua il discorso del tutor, che è molto importante. Chiaramente riguardano però le piattaforme, ogni piattaforma, più o meno ci sono delle aree più o meno comuni, la chat ce l'hanno un po' tutti, webcam ce l'hanno tutti, poi la differenza sta all'interno delle varie piattaforme per lo specifico, però sicuramente una difficoltà sta nel gestire tutti questi strumenti, soprattutto, come dicevamo prima, nel gestirli in diretta adesso. Quindi bisogna sapere bene che cosa comporta, cosa determina dal punto di vista della comunicazione. Mi stavo preoccupando perché Roberto ha scritto, scusate, vi devo salutare perché sennò mi arrestano. Mi stavo un attimo preoccupando di cosa sta accadendo. Riesci a Roberto, scatta l'antifurto, ecco. E quindi devo andare via, lo sappiamo. Ah, ok. Allora, ultimo esempio, questo è il processo di sviluppo del... Beh, Roberto, ti manderemo la registrazione, quindi poi vedrai il resto della parte. Certo, non in diretta, non potrei fare domande, però avrai questa opportunità. Allora, noi adesso affrontiamo questo argomento, volevo precisare una premessa, ma in realtà tutto questo che è un modello di lavoro dovrebbe essere spiegato punto per punto. E quindi sì, sì. Punto per punto in qualche modo lo affronteremo anche nei prossimi incontri. Ah, Roberto è Roberto che conosciamo noi, Luca. Sì, sì. Poi magari ci si sente, Roberto, ti raccontiamo un po' di cose. Allora, la questione è che tutti questi punti sono veramente molti e andrebbero presi tutti nel dettaglio. Ora capite il peso della parola difficile, nel senso che proprio è complesso, no? Gestire un webinar. Ci sono veramente tante variabili in gioco, in cui la punta dell'iceberg è questo semplice evento, cioè l'evento è la punta dell'iceberg, tutto il resto è ciò che viene prima e anche ciò che viene dopo, come scoprirete anche domani quando vi mandiamo la registrazione.